Le amministrazioni devono sostenere il territorio, proprio perché ci sono diverse difficoltà, siamo noi a dover investire di più in qualche modo per sostenere tutte le attività economiche innanzitutto, ma il Natale della Mano va oltre i singoli settori, il Natale della Mano è un modo di vivere la comunità teramana, rappresentiamo la nostra città Salotto con i nostri lampadari appesi che sono pensati e costruiti per la nostra città, quindi anche con progetti esclusivi e poi con una offerta di eventi che continua a crescere e questo è un segno molto molto positivo perché il lavoro che facciamo con tutti gli altri enti, che ringrazio, è un lavoro proficuo che ci permette poi di presentare eventi di questo tenore, un programma veramente veramente importante. Quest'anno siamo riusciti ad avere Max Pezzali, che era un po' un sogno un po' di tutti noi quando ne parlavamo, ne abbiamo parlato spesso negli anni scorsi, ma non erano in attività. Adesso Max Pezzali è tornato in attività da circa un anno e siamo riusciti in qualche modo ad agganciarlo, abbiamo avuto la sua risposta positiva. Quindi il 2 gennaio sarà un evento che è paragonabile, ma anche superiore probabilmente a quello dell'Elite FIBA. Vivremo un momento molto forte come città di Teramo, ma anche il primo avremo un grandissimo artista che annunceremo nelle prossime ore, che arriverà in Piazza Martiri con un concerto gratuito. Quindi praticamente dal 29 di dicembre, quando ci sarà una serata di Teramo Jazz, avremo 5 serate consecutive di grande musica nella città di Teramo. Anche con i Tiro Mancino? Anche con i Tiro Mancino, che sono su organizzazione della Riccitelli al Teatro Comunale, anche con il Premio Pigro il 30 di dicembre. Insomma, un capodanno tutto teramano, dove riscoprire la nostra teramanità con gruppi locali che ci faranno ballare. Insomma, veramente un calendario che probabilmente non abbiamo mai avuto e che in qualche modo conferma il valore e la forza della città capoluogo in un momento veramente di forte difficoltà. E noi vogliamo continuare a crescere, vogliamo continuare a sostenere la nostra comunità, vogliamo far di Teramo un brand che sia in questo momento avvertibile come in grande crescita, e lo è effettivamente.